Com'è nata l'idea di questo progetto rivolto a giovanissimi studenti e quali sono le finalità? Allora, l'idea è nata per poter trasmettere a dei giovani studenti, a delle giovani menti, le nozioni base che della cinematografia, del videomaking, e per così consentire a chi ne ha voglia e talento di potersi già magari cimentare nella cinematografia, appunto. Le finalità sono appunto quelle di dare gli strumenti di base, capire da dove parte il linguaggio cinematografico, sia in termini teorici di linguaggio, sia in termini tecnici, quindi di attrezzature tecniche di ripresa. Pensa che il cinema di domani possa diventare interamente composto da film girati con il cellulare? Potrebbe, sì, potrebbe succedere. Penso che qualche corto già sia stato girato interamente con i cellulari. Sì, penso proprio che possa succedere. Non me lo auguro, però. È favorevole a lungometraggi girati col cellulare? Parlare attraverso il linguaggio cinematografico, il linguaggio audiovisivo, è comunque un linguaggio. Se io uso una tecnica, una macchina, quindi un cellulare rispetto che una videocamera più cinematografica, non ha importanza, secondo me. L'importante è trasmettere esattamente quello che voglio comunicare attraverso il mio audiovisivo. Quindi, per quanto non mi appartenga un po' come tecnica, girare con un cellulare, sì, sono favorevole in questo senso. Secondo lei il mega schermo del cinema cesserà di esistere e dunque i film li vedremo solamente a casa con il PC, il cellulare o le televisioni? No, non credo. Questa pandemia forse ci ha fatto riflettere che non è bello solo vedere un audiovisivo, quindi un film magari, è bello vederlo insieme. E il cinema, oltre la bellezza del grande schermo, che secondo me a casa comunque non potrà mai essere raggiunta, perché lo schermo, per quanto possiamo avere televisori molto grandi, è più piccolo di quello di un bel grande schermo cinematografico. Il bello è poi proprio vedere un qualcosa insieme ad altri. Quindi non credo e soprattutto non spero che si estingua mai la visione cinematografica al cinema di un audiovisivo, di un film. Fare il regista è una scelta professionale o una scelta di vita? Bellissima domanda. È una scelta difficile, quindi direi un po' tutte e due, ma è più una scelta di vita, mi sa. Allora, in che modo è arrivato al cinema e in particolare alla regia? Il mio percorso è stato un po' strano, un po' anomalo. Io, pensate, ho iniziato con il video, ma in maniera amatoriale, poi sono passato alla radio. E alla radio cercavo di comunicare immagini attraverso solo il suono. Storie e emozioni attraverso solo i suoni. E questo non mi bastava più, e per questo sono passato anche all'audiovisivo, che mi ha permesso di comunicare meglio quello che volevo comunicare, quindi attraverso l'immagine ed il suono, che è fondamentale quando io comunico con l'immagine. Qual è la parte del suo lavoro che le piace di più? Quando qualcuno è felice mentre guarda quello che ho fatto. Semplicemente questo, quando sono riuscito a esprimere bene quello che volevo esprimere, o comunque anche a esprimere bene quello che qualcun altro voleva esprimere, perché io faccio anche spot, ad esempio commerciali, quando qualcuno è contento, quando quel messaggio che è contenuto all'interno dell'audiovisivo che ho prodotto funziona, riesce bene, allora io sono veramente contento. Me lo riguardo, che è finito, me lo riguardo con gli occhi di chi lo guarda la prima volta. E se mi piace con quegli occhi sono molto contento. Se mai vi trovate in qualche personaggio di qualche film che ha girato. Ma sai che c'è?
Ovviamente, magari in qualche audiovisivo che ho girato e ideato io, ovviamente, perché non tutti quelli che ho girato li ho ideati io, però in quelli che ho ideato io c'è sempre un qualcosa di mio nei personaggi, anche se magari sono differenti, totalmente differenti da quello che sono io in realtà, magari c'è sempre però un pizzico di mio in ognuno di loro, anche solo dare un'idea o parlare con un attore che dirigi, già lì un pochettino gli instilli qualcosa di tuo. In questo senso sì, c'è un pochettino di me sempre. C'è un progetto che non è riuscito mai a realizzare, che insegue da anni? Sì, c'è da sempre in realtà, e muta costantemente la realizzazione di un corto, che poi potrebbe essere anche un film, che però muta, che ho dentro da tantissimo tempo, e mano a mano che vado avanti non realizzo mai, ma muta costantemente e vorrei sempre realizzarlo. Però quando arriva sempre il momento di realizzarlo, non aspetto e non sono mai pronto, e infatti continuo a mutare. Però sì, c'è. Ed è, ve lo dico al volo, fondamentalmente un qualcosa che citi un po' tutta la mia cultura cinematografica, a partire dai nostri grandi maestri italiani fino ad arrivare a anche film molto più leggeri, ma comunque interessanti, tipo Ritorno al futuro statunitense. Cosa consiglia ai ragazzi come film, no? Un film che può trasmettere loro una delle tante verità. Anche se siete ancora giovani, io mi sono sempre, visto che è una domanda che mi hanno fatto sempre in tanti, qual è il tuo film preferito? È difficilissimo avere un film preferito, perché ce ne sono tantissimi belli, ognuno ha una sua peculiarità. Però se io devo analizzare, è assolutamente un giudizio personale, se devo analizzare la sceneggiatura perfetta, che non spreca neanche una parola, la tecnica per i tempi di ripresa perfetta, che ha inventato anche delle tecniche di ripresa e di montaggio che prima non c'erano, è I soliti ignoti di Mario Monicelli. Quindi, se volete, quello per me è il film perfetto.